È un primo traguardo per i comuni del cratere, in questo caso il comune di Montorio, perché oggi c'è la consegna delle prime case. Una grandissima soddisfazione, la giunta Marsilio ha recepito un'indicazione di un decreto legge del 2017 che dava la possibilità di acquisire patrimonio privato all'interno del cratere, quindi senza consumo di suolo, dando un'iniezione di fiducia e fattiva anche all'economia locale, ma dando soprattutto una risposta immediata ai bisogni di una popolazione che non deve abbandonare i nostri comuni proprio a causa del sisma e della tragedia che ci ha colpito e delle tragedie purtroppo che ci hanno colpito nel corso del tempo. Senza consumo di suolo abbiamo portato dei risultati che in tempo breve daranno energia vitale e soprattutto una bella iniezione di forza e di fiducia sia all'economia locale sia alle amministrazioni locali. Tanto si deve fare invece ancora sulla ricostruzione? Chiaramente si deve fare tanto, stiamo aspettando le indicazioni dal governo centrale, non c'è una stabilità dal punto di vista della ricostruzione, la nostra lotta è realmente dura in questa direzione proprio perché vogliamo certezze. Non si è preso quello che di buono si era maturato nel 2009, nel cratere del 2009, non c'è potere contrattuale da parte dell'attuale commissario, siamo in una fase di stallo che i comuni vogliono superare perché sempre più insofferenti e con loro la popolazione locale.